tutti ed eccomi qui in versione primaverile a mostrarvi le mie creazioni in resina, diciamo un po' invernali, natalizie. Ho fatto passare un po' di tempo, mi dispiace, non sono riuscita a registrare prima questo video. Come vedete sono le mie prime creazioni, quindi non sono perfette, però volevo condividerle con voi anche per ricevere da parte vostra, per chi usa la resina da più tempo, qualche consiglio, e in più anche per chi non conosce la resina, fare vedere che cosa si può ottenere utilizzando appunto questo materiale. Spostiamoci subito sul piano di lavoro e vediamo le mie nuove creazioni. Qua con le mie prime creazioni ve le faccio vedere, diciamo, per tipologia. Iniziamo da queste, a cui ho applicato dei glitter color oro e poi ho colorato la resina di rosso. Pan di zenzero, ho già applicato un gancio e lo utilizzerò come ciondolo per una collana. Qui invece ho fatto le caramelle a orsetto, qui le ho fatte un po' trasparenti e ho messo leggermente un po' di marroni, qui invece tutte rosse, e con queste credo che andrò a realizzare invece degli orecchini a lobo. Qui iniziamo con quelle, diciamo, a tema un po' natalizio. Qui ho messo uno sticker con Babbo Natale e poi ho colorato la resina di bianco, il pan di zenzero, un fiocco di neve, una campanella, sempre stickers con dei glitter color oro. Devo un po' migliorare la resa dei glitter perché, come vedete, non sono disposti bene. Questo invece ho messo delle microsfere rosse, che anche qui si sono posizionate, vedete, solo, diciamo, sul fondo. E questo invece è un guanto che ho colorato invece con gli smalti. Questi sono alcuni dei miei preferiti e sono le casette di marzapane. Anche qui le ho colorati con gli smalti. Ho realizzato anche questi con dei fiocchi di neve al loro interno. Questo qui l'ho lasciato trasparente, questo ho colorato il fondo, il retro, con del bianco, e qui invece ho utilizzato il rosso. Sempre a tema natalizio invernale, ho realizzato questi che volevo appendere all'albero di Natale, ma non ho fatto in tempo, non ho fatto, come vedete, i fori. E qui sono tutti stickers che avevo trovato a Lidl sotto il periodo natalizio. Di colore nero invece ho realizzato questi due, però come vedete in questo c'è un difetto perché ho spostato troppo velocemente, diciamo, lo stampo, quindi non si era ancora asciugata del tutto la resina e quindi è andato sopra al mio adesivo. Ci sono anche questi che sono appunto un pezzo di puzzle, una stella e un fiore, super super glitterati per chi ama i glitter come me. Ho realizzato questi cuori, questo qui è un po' piccolino, questo è un po' più grande, anche qui ho esagerato un pochettino con la quantità di resina, e poi in più i glitter si sono posizionati tutti sul fondo, mentre qui sono stata molto più cauta, ho messo meno resina e i glitter si sono posizionati molto meglio. Siamo quasi arrivati alla fine. Ho realizzato questo dove ho inserito dei fiori secchi all'interno e qui, come vedete, fuoriescono, quindi dovrei limare e fare una seconda passata di resina, però sinceramente a me piace anche così, quindi sono indecisa se tenere il ciondolo da questa parte oppure da quest'altra. Qui invece ho messo delle stelline. Per questa invece ho preso una base per capuchon e ho messo, diciamo, dei charms, dei ciondoli, e poi ho fatto la mia colata con la resina. C'è anche questo ciondolo che rientra nei miei preferiti e come vedete ho inserito un stickers in 3D di una farfalla, quindi leggermente fuoriesce, ma io l'effetto lo trovo veramente molto carino. Finisco la mia carrellata di creazioni con la resina mostrandovi questo, che in realtà appunto è una stella, ma in realtà è un coperchio, quindi devo ancora realizzare la scatola, però sono indecisa se farla ultra glitterata come questa oppure cambiare un pochettino. Eccola qui, ve la faccio vedere meglio. Come avete visto, devo ancora migliorare un po', sicuramente ne farò presto altre, quindi se vi interessa un nuovo video, anche un tutorial, scrivetemelo qua sotto. Vi faccio vedere anche questo anello che non vi ho mostrato, ma fa parte un po' della serie glitterata.
Io vi ringrazio come sempre per aver visto questo video e ci vediamo al prossimo. Credo che, se faccio il tempo, monto un tutorial per domani, quindi sabato. E se non faccio invece in tempo, ci vediamo i primi giorni di settimana prossima. Un grosso bacio, ciao!